Sa ancora di amaro il pareggio di sabato scorso contro il Venezia. Amaro perché ancora una volta il Pescara ha subito una rimonta, due gol subiti nel finale. Amaro perché la prestazione non è stata all'altezza della situazione. Il Delfino si è ritrovato in doppio vantaggio, sfruttando al massimo le due occasioni create, ma nel contesto di una partita tenuta sempre in mano dai lagunari, che hanno creato e dissipato tanto. Difficile dire quale dei due aspetti sia più preoccupante. Di certo essere rimontati è il dato più ricorrente, essere dominati sul fronte del gioco e del possesso palla è accaduto di rado, praticamente mai, da quando Zauri ha varato il 4-3-2-1. Resta il fatto che dopo l'ultima sosta di campionato il Pescara non ha ancora ritrovato la vittoria e alle porte c'è la trasferta contro un Frosinone in grande ripresa. La buona notizia per il tecnico biancazzurro è che da ieri Palmiero è rientrato in gruppo e sabato si candida per riprendere il posto da titolare in regia. Un'assenza, quella del giocatore di proprietà del Napoli, che si è sentita. Senza lui in campo il Pescara fa più fatica a vincere, lo dicono i numeri. Palmiero è stato titolare 6 volte e in queste partite i biancazzurri hanno centrato 5 vittorie ed una sconfitta a Castellammare. Con Bruno oramai uscito dalle gerarchie di Zauri, sono stati Memusciai e soprattutto Castanos a sostituirlo, ma entrambi, pur non demeritando, non hanno i tempi di Palmiero e l'impianto di squadra ne risente. Zauri poi può valutare il rientro dal primo minuto di Ciofani. Davanti agli intoccabili Macin e Galano potrebbe scoccare l'ora di Riccardo Maniero, già in ballottaggio con Borrelli contro il Venezia prima che fosse colpito dal lutto familiare. Il giovane centravanti ha bisogno di tirare il fiato, più per un fatto mentale che fisico. C'è anche l'opzione Brunori, ma quel gol fallito col Venezia e le voci di mercato che lo vogliono via da Pescara a gennaio potrebbero spingere Zauri a dargli meno spazio in questo finale di girone. Di contro il Delfino si ritroverà una delle protagoniste annunciate del torneo, che è partita male ma ora è in forte ripresa. La proprietà ha resistito alla tentazione di un esonero di Alessandro Nesta e il Frosinone ha centrato 5 vittorie nelle ultime 8 partite e in una classifica estremamente compatta si è ora portato in zona playoff a 2 punti dal secondo posto. Convincente il successo di 2 giorni fa in casa della Juve Stabia per 0-2, 3 punti accolti con soddisfazione dal Frosinone, ma sempre restando coi piedi per terra. Abbiamo dato subito intensità alla partita, anche loro hanno fatto comunque, secondo il mio punto di vista, una gran partita. Alla fine gli episodi ci hanno premiato, potevamo chiuderla, è vero, però sono contento ovviamente di aver portato a casa il risultato. Ma noi pensiamo di partita in partita, chiaramente è un campionato molto difficile dove ogni partita è a sé, ecco. Quindi sta a noi trovare la giusta continuità e poi sono convinto a fine campionato possiamo tirare le somme.